Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare. Sii te stesso. Tutto il resto è già stato preso. È un peccato che noi teniamo conto delle lezioni della vita soltanto quando non ci servono più a niente. La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha. Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. La vita è troppo breve per sprecarla a realizzare i sogni degli altri. Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, le donne solo adorate. Bisogna sempre giocare onestamente quando si hanno le carte vincenti. Ho il culto delle gioie semplici. Esse sono l'ultimo rifugio di uno spirito complesso. Fra uomo e donna non può esserci amicizia. Vi può essere passione, ostilità, adorazione, amore, ma non amicizia. Ci sono persone che sanno tutto. E purtroppo è tutto quello che sanno. Se non ci metto troppo, la spenderò tutta la vita. Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza. Ogni uomo ambizioso deve lottare contro il suo secolo con le proprie armi. Ciò che questo secolo adora è la ricchezza. Il dio di questo secolo è la ricchezza. Essere completamente liberi e allo stesso tempo completamente dominati dalla legge è l'eterno paradosso della vita umana. Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio sia nell'amicizia, sta nella conversazione. Nessuno di noi riesce a sopportare che gli altri abbiano gli stessi nostri difetti. Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Amare se stessi è l'inizio di un idillio che dura tutta la vita. L'inferno non è mai tanto scatenato quanto una donna offesa. Mai discutere con un idiota. Ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. Nessun grande artista vede mai le cose come sono veramente. Se lo facesse, smetterebbe di essere un artista. Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa. L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione. Se non hai una moglie a 40 anni, significa che hai vissuto 40 anni felice. Le cose peggiori sono sempre state fatte con le migliori intenzioni. Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e nonostante questo continua a frequentarti. Meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.